Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Dragon Ball Xenoverse 2 perché volevo far vedere un altro personaggio che ho sbloccato. Andiamo subito a vedere battaglia libera 1 contro 1. Cercherò di farveli vedere tutti quanti, soprattutto quelli nuovi che non c'erano praticamente nel primo Dragon Ball. Allora, andiamo qui subito a destra così vi faccio vedere, guardate quanti ne ho sbloccati già attualmente. Dove sei che non ti trovo? Eccolo qui, Janemba. Mettiamolo in versione cattivo, che dire ragazzi? Ragazzi, lo possiamo pure mettere uno contro uno, eh? Cioè, allora, vediamo l'abilità del primo. Piattino della furia, artiglio di Rakshasa, foro dimensionale, miscelatore oscuro, l'onda energetica alla massima potenza, che abbiamo già visto con altri personaggi, il raggio dimensionale e l'urlo furibondo. Quello che cambia, come potete vedere, è che cambia il piattino della furia rispetto alla mazza distruttrice e la carica massima rispetto al muscilatore, rispetto al miscelatore oscuro. Allora andiamo di Janemba contro Janemba oscuro, se siete d'accordo, che dite? Quindi cattivo. Come mondo mettiamo spazio terra, che figa questa mappa, che è quella che praticamente poi andiamo a giocare quando andiamo contro Lord Bills e Whis, quindi quella è veramente figa come mappa, fuori veramente nella terra, quindi dallo spazio. Eccolo qui, Janemba contro Janemba super cattivo. Vedete, questo ha la carica massima. Oh, cioè iniziamo così già con le botte, cioè, vabbè, ok, allora iniziamo a giocare, va? Che cacchio. Oh, porco cane ragazzi, come è iniziato a cannone Janemba super cattivo. Tocca iniziare un attimo a mettersi a giocare seriamente, eh. Ciao, sto vedendo, allora, un botto di vigore. Nella storia mi ha fatto letteralmente impazzire, però non ci ho messo tantissimo per distruggerlo. Raggio dimensionale, vediamo un po'. Bello, guarda quanta energia gli ha levato. Allora, questo carichiamo. Perfetto, se lui non attaccasse e ci rompesse l'anima. Poi ci abbiamo l'urlo furibondo, ok, quindi è quindi una sorta di... Poi abbiamo l'artiglio di Rasha che lancia tipo una sorta di raggio. E sinceramente lo vedo molto più, guardate quando si sposta, che cacchio fa, tipo una sorta di... Cacchio, sono sceso di vigore. Comunque ce la stiamo a giocare. Oh, oh, oh. Questa era l'attacco suo. Tanto sta ripassando sta cacchio d'ambulanza. Chissà che cacchio è successo oggi. È passaggiato tre volte. Forse qualche incidente. Oh, ragazzi. Ragazzi. Janemba cattivo ci sta proprio. Oh, hai rotto l'anima. Mannaggia a te. Quanto cacchio sei forte. Namo di raggio dimensionale. No, bastardo, non mi hai fatto fare la mossa, che bastardo. Ancora, olè, scappa, scappa. Oh, cioè, ma perché non mi riesco mai a riprendere? Niente, ci ha sventrato, regà. Cioè, veramente molto più forte, oh. Porcaccia la miseria, Janemba super cattivo, non ti permette proprio di muoverti. Ok, comunque l'abbiamo visti. Mamma mia, che fighi sti personaggi. Ritorniamo a Cotton City. Spero che il video sia stato di vostro gradimento e ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.